Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo la Santa Messa Domenicale in questo santuario mariano sotto lo sguardo amorevole della Regina del Santo Rosario di Pompei. Sguardo che dona sempre consolazione e conforto e che attraverso TV 2000 giunge nelle case e nei luoghi di sofferenza dove vivono tanti nostri fratelli e sorelle. Affidiamo all'intercessione di Maria Santissima e del Beato Bartolo Longo le intenzioni di quanti si uniscono a noi spiritualmente e per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio della pace e del perdono, che hai inviato il tuo Figlio nel mondo per dare la sua vita in riscatto per tutti, concedi alla tua Chiesa di servire l'umanità intera a immagine di Cristo, servo e Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Parola di Dio. Dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vuostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, la liturgia della parola di questa domenica ci presenta il tema del servizio e ci esorta a seguire Gesù camminando insieme nella via dell'umiltà e della croce. In particolare, la prima lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, fa riferimento al servo del Signore e alla sua missione di salvezza. Egli è disprezzato, evitato da tutti, esperto nel soffrire e porta a compimento il piano di Dio con la sua presenza umile e silenziosa e attraverso il proprio patire. La sua missione, infatti, si realizza mediante la sofferenza
che gli permette di comprendere i sofferenti e di riscattare e salvare le moltitudini. Queste profezie si sono adempiute con la passione e la risurrezione di Gesù, che è il servo del Signore. La sua vita e la sua morte, interamente nella forma del servizio, sono state causa della nostra salvezza e della riconciliazione dell'umanità con Dio. Gesù, esperto nel patire, ha condiviso la nostra sofferenza. Ce lo ricorda nella seconda lettura la lettera agli Ebrei, che presenta Cristo come sommo sacerdote che condivide in tutto la nostra condizione umana, eccetto il peccato. Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Gesù ha fatto esperienza diretta delle nostre difficoltà, conosce dall'interno la nostra condizione umana. La sua missione di salvezza è amare gli uomini con misericordia e compassione, assumere e condividere la loro debolezza ed offrire loro la grazia che li sana, accompagnarli con tenerezza infinita, accompagnarli nel loro tribolato cammino. Proprio il cammino è il contesto in cui è ambientato l'episodio del brano del Vangelo di oggi, tratto dal Vangelo secondo Marco. Nei versetti precedenti, infatti, leggiamo che, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi, lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà». Oggi, carissimi fratelli e sorelle, in questa domenica in cui si celebra l'apertura del Sinodo delle Chiese locali, è particolarmente significativo meditare sul cammino di Gesù con i discepoli. Sinodo significa infatti cammino percorso insieme dal popolo di Dio con il Signore Gesù, che è la via, la verità e la vita. A tal proposito, lasciamoci guidare dal commento di Papa Francesco su questo episodio del Vangelo. Gesù e i discepoli erano in strada, per la strada. La strada è l'ambiente in cui si svolge la scena descritta dall'Evangelista Marco ed è l'ambiente in cui sempre si svolge il cammino della Chiesa. La strada della vita, della storia, che è storia di salvezza nella misura in cui è fatta con Cristo, orientata al suo mistero pasquale. Gerusalemme è sempre davanti a noi. La croce e la risurrezione appartengono alla nostra storia. Sono il nostro oggi, ma sono sempre anche la meta del nostro cammino. Questa parola evangelica, dice Papa Francesco, non è solo uno sfondo, è un'indicazione di percorso per noi che oggi siamo in cammino insieme con Gesù, che procede sulla strada davanti a noi. Lui è la forza e il senso della nostra vita. Sapendo che il cuore dei discepoli è turbato, Gesù chiama i dodici in disparte e di nuovo dice loro quello che stava per accadergli. È il terzo annuncio della sua passione, morte e risurrezione. Questa è la strada del Figlio di Dio, la strada del servo del Signore. Gesù si identifica con questa strada al punto che lui stesso è questa strada. Io sono la via, questa via e non un'altra. Le parole di Papa Francesco, carissimi fratelli e sorelle, sembrano riecheggiare una meditazione di Sant'Agostino che afferma: «Essi lo esortano a cercare la sua gloria, ma egli vuole che l'esaltazione sia preceduta dall'umiliazione e intende giungere alla gloria percorrendo la strada dell'umiltà». Quei discepoli che volevano sedersi, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra, cercavano anch'essi la gloria, miravano alla meta, ma non vedevano la via. Il Signore li richiamò alla via, onde potessero con sicurezza raggiungere la patria. Eccelsa è la patria, umile la via. La patria è la vita di Cristo, la via è la sua morte. La patria è lassù, ove Cristo dimora presso il Padre, la via è la sua passione. Chi ricusa la via non cerca la patria. Ancora Papa Francesco commenta: Gesù dà un primo scossone a quelle convinzioni dei discepoli. La sua risposta è un invito a seguirlo sulla via dell'amore e del servizio, respingendo la tentazione mondana di voler primeggiare e comandare sugli altri.
Di fronte a gente che briga per ottenere potere e successo, per farsi vedere, di fronte a gente che vuole siano riconosciuti i propri meriti, i propri lavori, i discepoli sono chiamati a fare il contrario. Pertanto li ammonisce: voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Con queste parole indica il servizio quale stile dell'autorità nella comunità cristiana. Chi serve gli altri ed è realmente senza prestigio esercita la vera autorità nella Chiesa. Gesù ci invita a cambiare mentalità e a passare dalla bramosia del potere alla gioia di scomparire e servire, a sradicare l'istinto del dominio sugli altri ed esercitare la virtù dell'umiltà. E dopo aver presentato un modello da non imitare, offre se stesso quale ideale a cui riferirsi. Nell'atteggiamento del Maestro la comunità troverà la motivazione della nuova prospettiva di vita. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Infine, Papa Francesco conclude affermando: in questo racconto evangelico ciò che sempre colpisce è il netto contrasto tra Gesù e i discepoli. Gesù lo sa, lo conosce e lo sopporta, ma il contrasto rimane. Lui sulla strada, loro fuori strada. Due percorsi inconciliabili. Solo il Signore, in realtà, può salvare i suoi amici sbandati e a rischio di perdersi, solo la sua croce e la sua risurrezione. Per loro, oltre che per tutti, lui sale a Gerusalemme. Per loro e per tutti spezzerà il suo corpo e verserà il suo sangue. Per loro e per tutti risorgerà dai morti e col dono dello Spirito li perdonerà e li trasformerà. Li metterà finalmente in cammino sulla sua strada. Conversione è proprio questo, da fuori strada andare sulla strada di Dio. Preghiamo dunque, carissimi fratelli e sorelle, in modo particolare in questa domenica, affinché durante il percorso sinodale la Chiesa possa camminare insieme con Gesù nella via del servizio e dell'umiltà, sulla via della croce che porta alla gloria della risurrezione. Ci sostenga nel cammino la protezione di Maria Santissima e di San Giuseppe, la madre e patrono della Chiesa, che possiamo invocare con queste accorate parole del Beato Bartolo Longo, fondatore del santuario e delle opere di carità di Pompei. O Madre mia purissima, salvami, ottienimi il paradiso, dammi la forza che io cominci oggi davvero a rendere a Dio un sacrificio accetto di tutte le mie parole, di tutti i miei pensieri, desideri, volontà, azioni e passioni mie. E l'esempio dei tuoi dolori mi conforti nelle pene della vita, l'esempio del tuo sacrificio mi animi a sacrificio della mia passione predominante. O Gran Santo, Padre putativo di Gesù e Padre mio, San Giuseppe, sii particolare mia guida nelle vie di Dio, mio protettore durante la vita, mio conforto nell'ora della morte. Amen. Ed ora insieme rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Mentre aspettiamo con ansia la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle, supplichiamo con rinnovata devozione la sua misericordia, perché come Lui è venuto nel mondo per portare la buona novella ai poveri e per guarire i contriti di cuore, così anche nel nostro tempo possa portare la salvezza a tutti i bisognosi. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, perché sia luce per le nazioni e sacramento universale di salvezza, camminando con tutti i popoli verso il regno di Dio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso e il santo e fedele popolo di Dio della prelatura di Pompei, perché il cammino sinodale ci aiuti a discernere la volontà di Dio e a realizzarla con coraggio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutte le autorità civili e pubbliche, perché cerchino sempre il bene comune, agendo con giustizia e integrità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i malati, le persone sole, gli oppressi e i sofferenti, perché non siano mai scartati, ma piuttosto custoditi e curati come il volto di Cristo in un mondo sofferente, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi stessi, qui radunati, perché il cammino sinodale ci conduca sempre più profondamente nella comunione della Chiesa, favorisca la nostra partecipazione ad essa e ci renda capaci di andare in missione, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, ascolta le preghiere della Tua Chiesa, perché Tu stesso sei la fonte di ogni devozione, e concedi, ti preghiamo, che ciò che chiediamo con fede possiamo veramente ottenere. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dai mani questo sacrificio, allo dei gloria del suo nome, per il bene nostro e per la sua santa Chiesa. Per questi tuoi doni concedi a noi, o Signore, di servirti con cuore libero, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore e Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia, sempre ti rende grazie, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il beato Bartolo Longo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. La partecipazione ai doni del cielo, Signore, ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente, nella speranza dei beni eterni, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per chiedere che il beato Bartolongo venga proclamato santo. Dio Padre di misericordia, noi ti lodiamo per aver donato alla storia degli uomini il beato Bartolongo, ardente apostolo del Rosario e luminoso esempio di laico impegnato nella testimonianza evangelica della fede e della carità. Noi ti ringraziamo per il suo straordinario cammino spirituale, le sue intuizioni profetiche, il suo instancabile prodigarsi per gli ultimi e gli emarginati, la dedizione con cui servì filialmente la tua Chiesa e costruì la nuova città dell'amore a Pompei. Noi ti preghiamo, fa che il beato Bartolongo sia presto annoverato tra i santi della Chiesa universale, perché tutti possano seguirlo come modello di vita e noi, per sua intercessione, possiamo ottenere la grazia che ora imploriamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Bartolongo, prega per noi. Prima della benedizione, un avviso. Per ringraziare ancora TV2000, anche perché ci consente di seguire con assiduità l'attività pastorale di Papa Francesco, e a tal proposito vi ricordo che alle 9 ci sarà la trasmissione in diretta della Santa Messa presieduta da Santo Padre con il rito di ordinazione episcopale nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Pertanto la Santa Messa delle 8:30 celebrata in questo santuario non sarà trasmessa in diretta televisiva. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio onnipotente, allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Amen. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine. Amen. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Lota per la...